sono abbastanza vestita perché ho un freddo allucinante. Ritorno con un nuovo video ed è da un bel paio di giorni che non registro. Mi pare anche strano di ritornare a registrare. Sono di editare video dove io non ci sono, però vabbè, riprendiamo un po' la mano. Questo è un video che inizio da quest'anno con questa logica. Avevo ricevuto un commento da Laura che manda un saluto, però non l'ho più vista, probabilmente. Anche lei le sue cosette da fare e spero che ti faccia piacere perché mi avevi chiesto di mostrare tutti i rossetti che ho e sono una valanga. Se vi faccio un video intero, non finisco più. Vi lascio comunque nell'info box un tag che avevo fatto sui rossetti mesi fa, dove avevo all'incirca fatto vedere il cassettone dove tengo tutti i rossetti. In questo video, invece, la mia logica è sì, di mostrarvi tutti i rossetti. Per marchi, farvi vedere secondo me se c'è qualche cosa che vale la pena avere oppure no, e questi rossetti che vi mostrerò saranno i rossetti che poi userò nel mese successivo. Ormai in questo no, perché ho già dei rossetti misti che ho iniziato, ma prometto che dal prossimo mese mi focalizzerò su determinati marchi. Logica di questo video come tempistica, vado un mese o 2 al mese, dipende quanti rossetti ho di quel marchio e che colori, perché se ne ho per esempio due di un marchio sono tutti rossi e altri due di un altro marchio che sono nude, faccio due video separati e nel mese successivo utilizzo quei due brand. E questo mese il brand sarà Rimmel. Ho deciso di tirare fuori questo marchio perché ho dei rossetti nuovi che ho comprato mesi e mesi fa che non ho utilizzato e anche perché è un marchio che su YouTube non ho più visto ultimamente e che comunque ho comprato, ho utilizzato tantissimo in passato e che ho un po' accantonato. Quindi la mia logica sarebbe di ritirarli fuori, visto che ho tante colorazioni, dai matte, dai lucidi, dai nude, ai colorati, che vi voglio mostrare e capire, insomma, col senno di poi, quindi dopo tanti mesi che non li tiro fuori, se magari potevo evitare l'acquisto, se invece mi piacciono ancora, un po' ricordare come mi sanno, me li ricordo, perché li ho utilizzati parecchio tempo fa. Quindi inizio a farvi vedere. Non sono tante le linee che ho comprato, sono principalmente tre al massimo e vi faccio vedere subito tutto con anche i video dei prodotti più da vicino. Questi sono tutti i rossetti che io ho, principalmente quasi tutti sono della linea Kate Moss. Perché quasi tutti? Perché io avevo visto tempo addietro un video di Carlitta Dolce che, tralasciando lei come youtuber che non mi piace, poi dopo sono pareri soggettivi come io posso non piacere a voi. A me principalmente come parlantina, modo di fare, non mi piace tanto. Però avevo visto il video sui rossetti della Kate Moss e diceva che erano comunque dei rossetti ben fatti a livello di inci, perciò mi aveva un po' incuriosito. Sono andata un po' a spulciare quando erano usciti e li ho trovati. Il costo è di 7,90 € minimo che trovate all'Acquasapone, al Tigotà, in qualsiasi altro negozio. Alcuni punti vendita li ho trovati anche sugli 8,10 € tipo Schlecker, perché questi prodotti vengono un po' da diversi punti vendita, ecco. Vi mostro prima tutti quelli che ho della Kate Moss. Ho preso principalmente i rossetti della Kate Moss perché erano quelli che comunque mi sono sempre trovata bene, meglio rispetto ad altri, e perché anche mi piacevano di più come colorazioni. Non le ho tutte, non, tantissime non ne ho anche se mi farebbero voglia, ma piuttosto preferisco usare e girare quelli che già ho perché altrimenti ho paura di trovare doppioni. E allora ne ho 6 della linea questa nera, uno della Kate Moss rosso, questa è della linea opaca, e un altro invece che è fatto così con una linea color rosa e qua dice di chiamarsi Color Show Off Lipstick. Questa non l'ho più vista in negozio, infatti ha, non dico i 6 anni, ma ve ne parlo dopo. Prima parto dai rossetti questi qua neri che ne ho di più e ho un po' da spiegare e commentare con voi. Magari anche se voi se ce li avete, facciamo insieme una discussione se li usate ancora, li avete dati via, li avete finiti, fatemi un po' sapere voi. Vi faccio vedere i colori. Allora, non tutti provengono, come vi ho detto, dallo stesso negozio. Mi ricordo di averli comprati all'Auchan. Li ho comprati da Queen e anche da Acquasapone, ovviamente Acquasapone e Tigotà.
anche un... No, Unix ce l'hanno, ma là non l'ho mai preso, non ho mai preso niente. Allora, iniziamo. Oh, il colore. Cosa faccio? Parto dai nude, dai rossi. Dai, partiamo dai nude, che sono quelli che sono un po' a numero inferiore. Oh, lo 08. Questo qui, questo io l'avevo visto perché ne parlava Little Snake 90, che mando un salutone, questo è il tuo rossetto, lo so, è il tuo color malva che tu feci vedere tanto tempo fa. Vi faccio vedere anche più da vicino, anzi prima vi faccio lo swatch. È un malva marroncino. Avevo visto che anche una ragazza su Instagram, Dartif, mi sembra, sì, che aveva trovato un dupe. Allora, lei aveva già lo 08, è andata da MAC, ha comprato un altro rossetto e ha trovato il dupe, quindi si assomigliano moltissimo. Casomai mi metto la foto sua e comunque nel box informazioni anche il link suo di Instagram, così potete andarla a vedere. Sono tutti rossetti che hanno 4 grammi di prodotti e 30 mesi di PAO, costano 7,90 € al prezzo consigliato, diciamo. Poi se volete andare in giro anche su internet e su ASOS, so che li trovate a un prezzo ancora più basso, tipo 5 € in offerta, quasi regalati. Questo mi piace molto, non l'ho più utilizzato perché ho tantissimi altri rossetti che devo un po' farli girare. Prometto che dal prossimo mese, quindi da febbraio, lo inizierò di nuovo ad utilizzare. Molto morbidi, confortevoli, non resistono tantissimo, quindi se mangiate, ciao, li perdete, non li trovate più sulle labbra, però hanno veramente una bellissima resa e sono molto confortevoli sulle labbra, non vi seccano, anche perché questi hanno un effetto lucido, un po' anche rimpolpante, ma proprio poco poco. Che non so, fa proprio un bel trucco. A me piacciono come rossetti. E un altro che ho sempre da 4 grammi di prodotto, 30 mesi di PAO, sempre comprato a 7,90 € è il numero 17, che è questo color nude, è un rosino. Questo mi sembra che sia stato il primo che ho comprato. Un po' me ne pento perché mi sbatte leggermente. Però non mi dispiace, a parte che il numero 17, potevano mettere anche un altro numero magari. Sì, non sono superstiziosa, ma il numero 17 non mi piace. E questo devo utilizzarlo un po' meglio perché l'avevo utilizzato, mi ricordo, una sera che sono andata fuori con mio moroso, abbiamo fatto una serata burlesque, simil burlesque. Avevamo bevuto una birretta, credo, e io ho lasciato il rossetto completamente attaccato al bicchiere e non ce l'avevo più, infatti ho dovuto riapplicarlo subito dopo, me l'ero portata via. Quindi devo un attimo riprenderlo in mano e vedere se si comporta ancora così. Sempre di nude, che non ho sotto mano perché l'ho dato via in scambio, era il numero 03, il marroncino. L'ho usato veramente pochissimo perché a me i colori marroni non mi piacciono, proprio zero. Mi ispirano così in negozio, nei video, ma su di me sbattono in una maniera impressionante. L'avevo ceduto a Tabata Shopping, che mando un super salutone, lascio comunque nell'info box tutti i link dei canali e lei lo adora, adorava assolutamente, voleva quel prodotto e io magari in scambio da lei qualche altro prodotto e perciò gliel'ho spedito e ce l'ha lei. Non so se ce l'ha ancora, se l'ha finito, però so che ce l'ha lei. Andando sui colori fucsia, questo l'ho preso allo Shein, è il numero 05, sempre della linea Kate Moss, e io noto che non so come mai, ma ci sono certi packaging, vi faccio il video più da vicino, che hanno la scritta Kate, una ro rosa e una rossa. Non so, mi sembrava di aver sentito che la scritta, il colore della scritta, voleva dire che avevano cambiato la formulazione o comunque il prodotto. Non so se sia vera questa cosa. Certo è che comunque questi rossetti dalla scritta rossa ne ho utilizzato tanto lo 08, ma il resto non tantissimo. Forse il... No, neanche quello. Gli altri proprio non li ho mai utilizzati perché sono nuovi ed è questo il motivo per cui io sto facendo questo video in modo tale che magari a febbraio inizi ad utilizzarli meglio e capire un po'
se trovo delle differenze. Comunque lo 05 è un colore sul fucsia. Adesso vi faccio vedere lo swatch. È sempre un prodotto da 4 grammi e 30 mesi di PAO. L'insieme io non ce l'ho perché non ho le confezioni di carta, dove comunque dietro c'è la tabellina con tutti gli ingredienti utilizzati. Sono degli ingredienti comunque molto buoni. Se riesco a trovare da internet qualche immagine, ve la metto. Non vi prometto niente, ma comunque sono dei rossetti fatti veramente bene. E questo è lo 05. Mi piace molto. Questo l'ho preso a Longchamp e non l'ho mai utilizzato, quindi non so dirvi effettivamente se si comporta bene o se si comporta male. Nello stesso giorno, insieme a quel rossetto 05, avevo preso anche il suo fratello rosso, il numero 10, che è un color rosso. Ritornerò ai rossi, mi sa, a febbraio, che così potrò utilizzare. Questo vedete che ha il bullet ancora tutto intero e non va bene. Vi faccio lo swatch, che è un colore. Oh, cioè io i rossetti rossi non li ho più utilizzati, ma io amo i rossetti rossi e non li posso più di tanto usare perché se esco fuori con mio amoroso mi porcona dietro perché c'ho il rossetto e non mi può baciare, ecco. Però io magari questo lo uso se esco con le mie amiche, se vado fuori in giro così e non c'ho mio amoroso dietro. Allora, questo è il rossetto rosso, è il numero 10, sempre 3 grammi di prodotto, anzi scusatemi, 4 grammi, non so perché gli ho tolto un grammo così, 4 grammi di prodotto e 30 mesi di PAO, sempre a 7,90 euro. Questo, come vi ripeto, mai utilizzato, conto di utilizzarlo a febbraio e parlarvene meglio. Sempre sulla scia dei rossi è questo, che è l'unico che ho preso da Schlecker, al costo di 8,10 euro, non so perché la costasse di più, boh, tanto poi Schleck alla fine è fallito, non c'è neanche più. È il numero 22. Il 22 io l'ho visto da Eleonora Manni, che mando un super salutone. Gliel'ho visto in un suo video dei 10 prodotti sotto i 10 euro che lei fa in collaborazione con Kissima e Marta, l'angolo di Marta, se non sbaglio. Non sono canali che seguo tantissimo, però sì, sono iscritta. Di tanto in tanto guardo così se c'è qualcosa. Sempre 4 grammi di prodotto e 30 mesi di PAO. E questo è un rossetto rosso, diverso, ha un tono più rosato. Se confrontate i due rossi, spero si intraveda un po' la differenza, io la noto. Il 10 è proprio rosso rosso, è un rosso secondo me a base fredda, perché lo vedo un po' più tendente al blu. Invece il rosso, questo qui in alto, ha una sorta di rosa, quasi un fragola. Molto carino. Questo l'avevo utilizzato, mi ricordo, una sera che ero andata in una serata single in provincia di Treviso con le mie amiche. Ho fatto la serata completamente con loro, ho bevuto ed è rimasto lì. Fantastico, questo mi piace tantissimo. L'ho cercato in tantissimi posti e non l'ho mai trovato. Quando l'ho visto, ho detto no, è segno, è il destino che dice che io lo devo prendere, e alla fine me lo sono portato a casa. Perciò, prossimo mese mi darò via di rosso. E ultimissimo prodotto, sempre della linea, questa confezione nera, sempre 4 grammi di prodotto, 30 mesi di PAO, è il numero 12, che è un arancio. Arancio marrone. Allora, questa è una storia particolare. Tra tutti e sei che vi sto mostrando adesso è quello che mi piace di meno. Allora, non capisco, io mi ricordo che il 12 era un colore rosso, lo vedevo sempre da Queen, ero sempre attratta, però ho sempre rimandato perché dicevo tanto di rossetti ne ho, prima ne finisco qualcuno e poi dopo prendo altro. Poi dopo l'ho trovato sempre, non so se da Queen o da Unix, adesso non mi ricordo di preciso, ho visto il test, era sempre quel color rosso che mi piaceva, ho detto senti, lo prendo, tanto ho finito qualcosa, me lo concedo. Anche arrivando a casa ero convintissima che fosse quel rossetto rosso che avevo visto dal test, invece mi ritrovo una sorta di arancio marrone strano che non so se mi starebbe bene, io credo di no. Gli darò una chance a febbraio. Mai utilizzato anche questo perché ho sempre il terrore che faccia schifo, che la resa non sia bellissima sul mio viso, sui miei colori. E boh, proverò, gli darò una chance.
Le altre due linee che ho, sempre della Kate Moss, così finisco completamente questa linea, è quella che trovate nella colorazione rossa, che indica che lo stick, comunque il prodotto che voi andrete ad utilizzare, è opaco. Io che colore avrei preso? Ma secondo voi che colore ho preso? Un rosso completamente opaco che è il numero 111, Kiss of Life. Questi hanno i nomi, ma gli altri hanno i nomi? No, gli altri non avevano solo il numero, ma questo ha sia il numero che anche il nome. Anche in questo caso 4 grammi di prodotto e 30 mesi di PAO, qua la dicitura non la cambiano. Questo è il color 111. C'è qualche colore che vale veramente la pena di avere. Io, per esempio, non sono mai riuscita a trovare i viola, mi sembra lo 02, o anche i viola opachi, che veramente sono bellissimi, ma qua da me non li trovo. Forse è meglio così, così mi do alla pazza gioia con questi che già sono tanti. Perciò, questi sono tutti quelli della Kate Moss. E l'ultimo che va completamente fuori dal gruppo, cioè è una cosa completamente a sé. Io questo l'ho preso sempre da Schlecker a 9,90 euro o 9,99 euro, mi ricordo ancora il prezzo. Perché era una delle ultime volte che ero andata da Schlecker in via Tasso a Mestre. E via Tasso è dove c'è l'istituto, quello artistico. Non so se l'hanno riaperto là il Daily. Non lo so, perché in via Piave, che c'era uno Schlecker che poi era passato Daily, c'è ancora. Per esempio a Martellago il Daily c'è ancora. E boh, bisognerebbe un attimo vedere. Ci sono comunque certi paesi, certe zone di Mestre che questo Daily esiste ancora, cioè ex Schlecker, perché il Daily aveva acquisito questa catena. Allora, questo rossetto della linea Color Show of Lipstick al numero 140 Kiss Me è una sorta di fucsia. Mi dà un simil come colore, però è un po' più spento. Simil Relentlessly Red, però sulla falsariga. Il Relentlessly Red è molto più rosato, fucsia, questo è un po' più spento. Allora, questo rossetto ce n'erano due di colorazioni. Ho preso questo perché dal colore era quello che mi piaceva di più. Ho utilizzato tantissime volte anche questo in una serata che ero andata a fare una serata in estate a bordo piscina. Non bisognava andare dentro all'acqua ovviamente, ma era così per bellezza. L'ho utilizzato e questo secca particolarmente le labbra, tantissimo. Infatti forse per quello è uno di quei colori che non utilizzo tanto. Colore particolarmente estivo, infatti non so se riuscirò ad utilizzarlo in questo periodo. Comunque mi auguro di sì a febbraio, di trovarne l'utilizzo, la giornata pazza per mettermelo. L'unica cosa è che uno bisogna idratare veramente tanto bene le labbra e comunque portare pazienza perché secca. Secca più questo che il rossetto questo della linea opaca color rosso che io ho nel 111. Perciò sì, sono dei simili fratelli, hanno sempre questa corona che indica comunque il marchio, perché Rimmel ha la corona che indica il suo marchio, ha sempre 3-4 grammi di prodotto e un PAO che va dai 30-36 mesi, anche questo mi sembra 30 mesi, però non vorrei dirvi una baggianata, è tutto cancellato, vado un po' a memoria. Come vedete, comunque sono tutti rossetti che hanno tantissimo prodotto ancora nel bullet. Li ho sì utilizzati, ma non li ho sfruttati appieno. Perciò adesso li metto già nel porta rossetti che ho qua sulla scrivania dove io mi trucco ogni mattina. E conto a febbraio di riutilizzarli di nuovo per un attimo rinfrescare la memoria e capire insomma se vale la pena, non vale la pena. Li vedrete forse nei video che inizierò di nuovo a fare a fine mese, anche quelli o a metà mese del quello successivo, di tutti i prodotti che ho utilizzato nel mese. Settimanalmente non riesco a starci dietro perché vorrebbe dire registrare ogni sabato o domenica, ma io ho già tantissimi video in arretrato e perciò sarebbe veramente tanto difficile per me inserire ancora questa tipologia di video. Probabilmente lo farò a scadenza mensile. Anzi, più che probabilmente, sicuramente, perché ho già la mia pochette che avevo trovato con Confidenze già riempita di tutti i prodotti che sto utilizzando e perciò li vedete tutti a fine mese. Con questo, con la mia mano tutta tempestata di rossetti, che io amo i rossetti, c'è chi non li ama, ma per esempio io non amo i gloss, ma i rossetti non posso starci senza.
Vi saluto così, fatemi sapere voi di Rimmel cosa ne pensate, se li avete, li utilizzate, li avete accantonati anche voi. Spero di non avervi invogliato all'acquisto di qualcosa, spero proprio di no, e ci vediamo alla prossima. Ciao!